Ciao e benvenuto su Mondo Cane. In questo nuovo video scopriremo i pro e i contro del possedere una razza come quella del bassotto tedesco, così da poter valutare bene prima di adottarne uno. Prima di iniziare, ricordati di iscriverti al canale e di lasciare un bel like. In questo modo aiuterai il canale a crescere e te ne saremo davvero grati. Il bassotto tedesco, noto anche come Teckel, è sicuramente uno dei cani più apprezzati del mondo canino, grazie al suo simpatico corpo basso e allungato e alle loro zampette sproporzionate. Si tratta di una razza vivace, leale, dolce e molto intelligente, che ama stare in compagnia del suo padrone. Se vuoi saperne di più su questa razza, sul nostro canale è già uscito un video chiamato Bassotto tedesco, cosa sapere, che ti invitiamo a recuperare. Se non sai come gestire alcuni comportamenti del tuo cane o vuoi capire come prepararti al meglio per l'arrivo di un nuovo peloso in famiglia, tramite il link che trovi in descrizione potrai parlare con Sara, il nostro istruttore cinofilo di fiducia, che ti guiderà verso la soluzione migliore per te e per il tuo amico a quattro zampe. Oggi parleremo dei pro e dei contro di questa razza, quindi iniziamo subito con i pro. Numero 1. Sono dei cani molto affettuosi. I bassotti sono cani molto affettuosi e fedeli ai loro proprietari. Amano stare in compagnia del loro gruppo familiare, delle persone in generale e possono diventare molto attaccati e premurosi con i loro padroni. Sono molto affettuosi anche con i bambini. Numero 2. È una razza facile da trasportare. Grazie al loro corpo basso e allungato, i bassotti tedeschi sono dei cani molto compatti e quindi ideali anche per la vita in appartamento o in case più piccole. Inoltre sono anche abbastanza leggeri e facili da trasportare, il che li rende ideali per famiglie che viaggiano spesso. Numero 3. Sono versatili e pronti ad ogni attività. I bassotti sono una razza nota soprattutto per la loro versatilità. Possono essere addestrati per molteplici attività, come la caccia, la ricerca e il salvataggio. E non dimentichiamo che vengono utilizzati anche come cani guida per i non vedenti. Prima di procedere con i contro, facci sapere con un rapido commento qui sotto quale di queste elencate è la tua caratteristica preferita. Ora procediamo con i contro di questo cane. Numero 1. Sono dei cani che tendono al sovrappeso. I bassotti tendono ad essere inclini al sovrappeso, il che può causare problemi di salute a lungo termine. È importante fargli praticare una buona attività fisica e garantirgli una dieta sana ed equilibrata. Numero 2. Ha estremamente bisogno di praticare attività fisica. Ricollegandoci al punto 1, il bassotto tedesco ha assolutamente bisogno di esercizio fisico regolare per mantenersi in salute e felice. E se i suoi bisogni non vengono soddisfatti, può diventare distruttivo in casa o iniziare a comportarsi in modo aggressivo. Numero 3. Hanno diversi problemi di salute. Questo cane può essere predisposto ad alcuni problemi di salute, come la displasia dell'anca, la malattia del disco intervertebrale e, come già detto prima, l'obesità. La malattia del disco intervertebrale può causare dolori e paralisi e spesso richiede interventi chirurgici costosi per il trattamento. È importante più che mai effettuare dei regolari controlli medici. Nel video di oggi hai scoperto tutti i pro e i contro sul bassotto tedesco. Pensi di riuscire ad occuparti di questa razza? Prima di scegliere il tuo amico a quattro zampe, vi invitiamo caldamente ad informarvi sulla storia e sulle esigenze di questa razza e di rivolgervi ad un addestratore che saprà sicuramente consigliarvi al meglio. Se hai imparato qualcosa di nuovo, lascia un bel mi piace per supportare il canale, iscriviti e attiva la campanella delle notifiche per restare sempre aggiornato sul nostro canale dedicato al fantastico mondo dei cani. E se questo video ti è piaciuto, commenta scrivendo quale vuoi che sia un'altra razza da analizzare, pro e contro, nel prossimo video. Da Mondo Cani è tutto, ci vediamo nel prossimo episodio, ciao!